Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi 2 mesi di monopattino elettrico. Il mio nell'effettivo, ragazzi, è lui, è il Kirin M4 Pro. E oggi volevo fare questo video per farvi un riassunto di come mi sto trovando. E ragazzi, è un monopattino da 48 volt con motore posteriore, 500 watt di potenza. Ho dovuto fare qualche miglioria, qualche modifica funzionale, perché questo per esempio dopo qualche settimana si è rotto la vite interna e gli ho fatto con la stampante 3D, ho realizzato questi supporti neri in PLA e ho reso molto più stabile tutta la parte di plastica che appunto si era rotta. Sulla parte frontale 3 faretti, quello originale e quello basso. Questi 2 sono connessi alla 12 volt. Dentro nel vano batterie ho inserito un CDC converter che mi converte la 48 volt in 12 volt. Questi sono gli specchietti. Supporto GoPro frontale, dove ho la Hero 9, supporto GoPro questo qui va la Hero 8, 2 zainetti, 1 e 2. Di tutto ciò, ragazzi, nel mio canale Telegram trovi link con le offerte. In più ti ricordo sempre il mio manuale del monopattino, che se non lo sai è disponibile su Amazon, che è questo qui, il manuale del monopattino elettrico a colori o in bianco e nero. Poi come modifica ho messo una sorta di allarmino, ok, ora è abilitato. Se io provo a muoverlo, suona, eccolo qui. Fa vari suoni, eccolo qui. Poi, sempre tramite il telecomando, che in dotazione ce ne sono comunque 2, posso disabilitare l'allarme. Poi c'è anche la funzione di accensione tramite il telecomando, ma io non la utilizzo. Io lo utilizzo solo in configurazione, appunto, per suonare in caso di movimento, ecco, quando devo lasciarlo da qualche parte. E poi, ragazzi, per il resto le manopoline Barracuda vanno più che bene. Ho dato qualche volta, già per la seconda volta ho dovuto stringere il perno interno al manubrio, che si allenta e diventa un po' morbido il tutto.